κουζέδε. Έινο φάτσια γάβη. Come si bella amore mio, ha copiato questa gelosia, ma basta la nostra lontà, sono un'ora senza te. Buonasera, sei bello accomodato, accomodato, sono un po' stanco, Sì, sì. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti voi di Italia Mia, gli ascoltatori della grande televisione Italia Mia con Rocco Gitano e Francesco Rosi. In diretta. Buonasera a tutti. Come rigorosamente, mercoledì. Sempre in diretta. Come ogni mercoledì e venerdì, un abbraccio forte a tutti gli spettatori di Italia Mia. Certo. E a tutto lo staff, ovviamente. A Massimo, ai cameraman, un forte bacio. Certo, per cameraman, regia, per tutto lo staff tecnico e per i titolari, per Gianluca, per tutti quanti. Un bacio. Un bacione forte. Un bacio forte, forte. Allora, io credo che il nome è arrivato. Filippo Benedetto, questa persona che stiamo, dobbiamo stare per la loro festa per Modena. E quindi ci fa fare un messaggio un po' da Filippo, gentilmente, se sei in ascolto, di mandarci un po' il nome e il cognome della signora che dobbiamo stare per. Un saluto a Filippo da parte forte. Del compare Vincenzo. Ciao. A Filippo, un bacione forte. Stasera Filippo ci manca, se viene la manganza. E anche da parte del compare Franco, un bacio. A Schema Critical, un bacione sì. forte. Ah, stasera è il compleanno di Benedetto alias Schema Critical. Mio figlio, auguri, auguri, buon compleanno. Un bacione forte, tanti auguri. Aroppa Magagliana che andà buon compleanno, eh? E la pagina emozionata. Okay. Un caro saluto da parte mia per l'amico mio Pio da Benevento, per Gianni Piscopo, per, anche per Peppe, per Cosimo
E per Carmine De Rosa, che sono stato al compleanno del piccolo Carmine, un bacio. Un bacione forte. Pronto? Buonasera. Sì. Sì. Con chi abbiamo il piacere? Ciao Rocco. Ciao, chi sei? Sono Raffaele da Frignano. Un po' il volume, gentilmente, la regia, la diretta. Raffaele da Frignano? Sì, figlio di Guerini. Ciao Raffaele, dimmi tutto. Va bene, Rocco. Tutto a posto, tutto a posto. Tu che dici, tutto a posto? Sì, sì. Ubbio, buonasera. Ciao Guerino Salvatore, un bacio a voi e alle vostre mogli, figli. Mi segue la musica che mi piace fatta adesso con Benedetto. Portami con te stanotte. Sì. Ah, vuoi sentire la canzone nuova? Portami con te stanotte, va bene. Sì, mi piace. Ok, Raffaele, e da Francesco? Musica. La musica. Musica e amore. Musica e amore, gente, la musica. Io mi ricordo una canzone di Guglielmo, Elmo, mio figlio, si chiama la musica. Ok. Un bacione forte. Ciao Raffaele, ciao, un bacio. Un bacione forte, Raffaele da Frignano. Ok. Allora, c'è messaggio? Non ci sono messaggi, ok. Allora... Vabbè, Francesco no. Benissimo, allora voglio fare un saluto per Francesca da Modena. Ciao Francesca, un bacio forte forte. Io voglio mandare un bacio da parte mia a Rosario Antonio del Mercatino di Sant'Ammaro, che saremo il 4 dicembre. Certo, ciao Rosario e Antonio, un bacione. Il Mercatino i due leoni. 4 dicembre, Rocco Gitano e Francesco Rosi al Mercatino Sant'Ammaro, ok, ore 10 fino a mezzogiorno. Pronto? 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 Sì, chi sei? Sì. Pronto, mi sentite? Sì, adesso sì. Voglio fare una tesica. Ok, come ti chiami? Angela Di Matteo. Da? Ragazzi, la diretta io non ce l'ho nelle casse qua sul palco, attenzione, perciò non sento. Ah, ho capito, si sente proprio, le sento lontano, non riesco a sentire. Perché non vedo tanto. Allora, hai detto? Voglio fare una dedica. Sì, vai. Voglio dirgli che lo voglio in un mondo di bene, che il leone è ferito ma non è morto. Benissimo, benissimo. Gli voglio dedicare una canzone, se possibile. Ok. È caduta la linea, ci dispiace, ciao, un bacione. Un bacione forte. Ricordiamo che per la diretta abbassare il televisore, il volume del televisore, ascoltare con la cornetta del telefono, oppure telefonino, non so. Comunque basta abbassare il televisore che si sente al telefono, sentite le nostre voci, ok? La sentite la voce, non vi preoccupate. Potete abbassare il televisore. Un'altra telefonata, diretta, ok. Quest'altra telefonata, poi stop, perché si canta. Pronto? Pronto? Pronto, ciao Rocco, sono Sergio da Casale. Willa, Sergio. Buonasera. Ciao. 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 Senti un poco, Rocco, voglio dire, una tua canzone, quella che tu hai fatto, quella nuova però, la canzone che mi hai cantato l'altra volta, la canzone nuova. Portami con te stanotte. Esatto, portami okay. Con te stanotte. Ok, e certo. poi da Franco Rosi, mio nonno. È bellissima. Ok, bella, bella. Sergio, ok. Hai ragione, Sergio, che bella. Bella Rocco. Veramente. Sì, dimmi, Sergio. Rocco, ti auguro veramente tantissimi auguroni. Sei il più famoso cantante parroveo napoletano. Willa! Sergio, ma qualcuno che sta sentendo, tutte volte che chiami, si pensa che trovo che cosa sono. No, perché veramente non lo conosco, te lo giuro, è un mio fan, si vede che è proprio un mio fan, quindi giustamente bontà vostra, grazie, vi voglio bene.
Okay. Puro compare un fans mio, Massaggio. Compare, compare, c'è una bella cosa, Vai, vai, messaggio. Messaggio. Ciao Rocco, mi dedichi, portami con te stanotte. Salutami Barbato Carolina e tutta la famiglia Barbato. Sta canzone richiestissima. E a mia cugina Laura con il ragazzo Carmine. Ok. Buonasera Rocco, sono Francesco da Frignano. Ciao Francesco. Saluto tutta la famiglia Spinelli da Castelvolturno e faccio tanti auguri a mio fratello Guerino e mia cognata Raffaella per la nascita di suo figlio Angelo Greco. Un bacione forte. Auguri. E salutoni anche per Michele Greco, che siamo stati a casa sua. Un bacio, ciao Michele, è stato veramente un grande piacere, bello stare insieme con te, il tuo papà Antonio, Assunta, la tua mamma, che è mia cugina, che abbraccio forte forte a tutti voi. Ciao Michele, un abbraccio per te, tua moglie e tua figlia Michela. Vogliamo salutare anche Maria Camillo. Un bacione a Maria Camillo da San Severo. Ricordiamo anche cosa facciamo per Maria Camillo il 6 gennaio. 6 gennaio. Pranzo spettacolo a San Severo, Rocco Gitano e Francesco Rosi, con altri artisti ancora. Ok? Ok. Un altro messaggio, vai. Buonasera Rocco e Francesco, sono Giulia da Recale, sempre grande numero uno. Mi dedichi, portami con te stanotte, e per mia sorella Sharon, gelose te. Da Francesco Rosi, tutta la notte con te. Un bacio e buonasera. Bella, bella questa. Ok, ok. Quindi come richiesta che c'hai già questa qua. Giusto? Mio nonno già, la notte è mio nonno. Sì. Quindi salutiamo le richieste, giustamente facciamo ascoltare. Vai. Allora facciamo mio nonno per Sergio da Casale, vai. Ok, vai Sergio, un bacio. Mio nonno è importante, sai, Maricio, un fa-
Madonna mia, bella, bella, bella veramente. Complimenti, complimenti. Grazie. Bella questa canzone, dedicata naturalmente al nonno. Sì. Facciamo un applauso al nostro carissimo compare Francesco Rosi. Veramente bellissima. E quindi abbiamo una canzone che dobbiamo cantare adesso, che Portami con te stanotte, che veramente è stata richiestissima già da tante persone, ok? La cantiamo? Se ci sta una telefonata o un messaggio lo facciamo oppure cantiamo, ditemi voi. Cantiamo allora la canzone, così poi andiamo avanti con le altre richieste. Portami con te stanotte, richiestissima questa sera, ci di nuovo che sei in programmazione, vai. Take me with you tonight. Gli Schema Critical Fit Rocco Gitano. Portami con te stanotte. Com'è bella tutta sera, insieme a te la giudrua d'amore. Vuoi che bella la prefuga, ma non è una maglia se non c'è sole. Quando balla chi sto reggaeton, sto ubriacato ma fai sta male. Guarda come balla strana, ma che combinata che mi hai fatto tu. Col costume tutto colorato, stanno tutti ad aspettare che te fai sta scesetto tu fin da là. Esci poi tutta bagnata, sto imbriacato ma fai sta male. Sento come parla strana, che mi combinata che mi hai fatto. Portami con te stanotte, solo con te voglio fare sta pazzia. Portami con te stanotte, te la cerice di tu sia vita mia. Solo insieme a te stanotte. Bella, richiestissima, portami con te stanotte, ma stasera, alla grande. Un bacio a tutti voi che avete richiesto questa canzone, farà parte del mio disco nuovo, che siamo in programmazione, ok? Per gli arrangiamenti, i finali, le trombe, Filippo Mostar Renne, Filippo, fatere i trombe. Pronto? Hanno messaggi? Ciao Rocco, sono Virginia. Pronto? Da Frignano, la nipote di Biondo. Mi fai ascoltare Portami con te stanotte? Ecco, l'ho cantata proprio adesso. Ma questa canzone, mamma mia, richiestissima. Vedi, piace, piace. Pronto, telefonata. Virginia, la facciamo anche più tardi, vai, va bene? Mi sentite? Sì, adesso sì, pronto, chi sei?
Sempre Angela. Come? Ah, Angela. Sempre Angela. Da dove, Angela? Sì. Potreste dedicare una canzone a mio zio Francesco? Per tuo zio Francesco, sì. Angela, da dove chiami? Ah? Da dove chiami? Francesco. Ok, Angela, senz'altro, una canzone per tuo zio Francesco, va bene? Un bacione, ciao. Un bacione forte. Non sentiva bene, forse ho chiesto da dove chiamava, non fa niente, non fa niente. Vabbè, un bacio. Ok. Un salutone per Antonio Di Rocco a Roma. Ciao Antonio, un bacio. Un'altra diretta, ecco qui, pronto. Giuseppe da Termoli, un abbraccio alla famiglia Di Rocco, Giuseppe Di Rocco di Termoli. Pronto? Sì, pronto chi è? Pronto, pronto, buonasera. Buonasera, chi sei? Allora, volevo salutare il maestro Filippo. È possibile mettere la musica Una rotonda sul mare? Una rotonda sul mare? Troppo, Una rotonda sul mare, non ce l'abbiamo. Il maestro la fa, io la canto. Ah, il maestro suona e tu la canti? Sì, è possibile. Il maestro stasera, guarda, non si vede, non c'è. Ci ha traditi. Se n'è andato invece con Rocco Gitano, è andato con Rocco Hunt. Ma come ti chiami? È caduta, ragazzi. Ma se andò. Ugo Pozzo andò, non leva cantare, una rotonda sul mare, Antonio Montedoro. Andò, e che si tiene, che si tiene. Tutto bene. E voi che fate? Tutto bene? Tutto a posto, andò, grazie. Filippo non è venuto questa sera. Ah, non c'è venuto. No, sinceramente... Ok, dai. In verità stava impegnata ancora nello studio e poi è andata a casa per cose sue, giustamente. Ah, okay, andò, ho capito. Un salutone a te, a Marianna, a Michele tanto noi... e Serena, un bacione. Serena e Serena. Tanto noi ci sentiamo sabato. Sabato stai qua? Ti aspettiamo, Antonio? Sì, sabato sto là, sì. Infatti, ok. E mi puoi sentire una bella canzone, Un gigante della montagna. Allora per Antonio, Un gigante della montagna, vai. Sì, è andata su. Un bacione a Giovanni, grazie e buona serata. Ciao Antonio, un bacio. Un bacione forte. La famiglia Montedoro, ciao Antonio, un bacione forte forte a te Marianna, a San Severo. Saluto a mia sorella Maria, mio cognato Giuseppe a San Severo, tutta la famiglia di Silvio. Massaggio. Ciao Rocco, sono Mena da Frignano. Saluto tutta la famiglia Greco, tutta la famiglia. Faccio gli auguri a Benedetto, una canzone a piacere per tutto mio marito, amada mia. Saluta mia sorella e mio cognato. Ok Mena, senz'altro. Stop messaggio, abbiamo una telefonata? Non ho capito. Buonasera, pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Pronto? Pronto, da dove chiami? Oh, Rocco. Sì, buonasera. Una serie per favore. Chi? Dici un'altra volta, chi sei? Il pescatore. La sorella di pescatore? Sì, la figlia. Ah, la figlia di pescatore. Ah, ciao, mio cugino, un bacio. La famiglia Spada. La figlia. Sei la figlia di pescatore? Sì. Ok, tu come ti chiami? Dici il tuo nome. Veronica, ciao, dici tutto. Vorrei fare un saluto alla famiglia Spada? Sì. E mi devi dedicare una canzone. Che canzone, Veronica, vuoi sentire? È bella figlia mia. Ok, è bella figlia mia Veronica da Roma. Ok. Ok, Veronica, un bacione. Ok. Ciao. Mi passo un attimo l'amico tuo, Rocco. Chi è? Ecco, tuo cugino. Pescatore. No, Leo. Ah, chi è? E poi ce n'ho tanti. Ero un gigante da montagna. Motitino, signore. E mo' Napoligagna, e mo' Napoligagna, e mo' Napoligagna.
Chi di quelli sei? Sono Titiso. Allora l'ho detto, la sentite, sei Titi. A Titi. Un bacione a te, tua mamma, a tutta la famiglia. Anche a te, anche per te, per tutta la famiglia, tutto per i tuoi spettatori che ti hanno intorno, no? Grazie, un bacio a zia Cristina, un bacio. Grazie, grazie. Tutto per voi, bella figlia mia dopo, ok? Titi, un bacio. Grazie, roba pure. Salutiamo tutta Roma, la bellissima Roma. Un bacio forte, tutta Roma. La famiglia Casamonica, Spada, a tutti voi un bacio, ciao Titi, un bacione forte per Pescatore, Antonio, ok? Ciao a tutti quanti voi. Ok, allora bel ricordo. A cantare? Sì, cosa si canta ragazzi? Tutta la notte con te. Bella, bella, vai, ce l'abbiamo in richiesta, vai. Vuoi fare questa telefonata? Vai. Ultima telefonata, facciamoci pronto? Questa telefonata, vai. Buonasera, chi sei? Beh, sono Balzano Emilio, mio figlio Francesco, Santa Maria Capovello. Vorrei dedicare una cosa a tuo piacere. Se è possibile, il gigante della montagna. Un gigante della montagna. Il vostro nome non ho sentito bene. Emilio, Balzano Emilio. Mio figlio si chiama Balzano Francesco. Benvenuto a Santa Maria Capovello. Allora, signor Emilio da Santa Maria Capovello per il figlio Francesco questa canzone. Senz'altro, dopo la canzone. La ringraziamo e anche a voi. O Vesuvio, va bene, grazie signor Emilio. Un bacio, un bacio. Forte. Vai, tutta la notte. Vai. Con te, Francesco Rosi. Sì. Questa musica è Francesco Rosi, da Maso.
Benissimo, bravissimo Francesco, bella bella questa grazie, canzone. Grazie. È troppo forte, complimenti veramente. Sempre all'arrangiatore Filippo Gitano, grande. Un bacione forte. Gli autori Benedetto e Filippo Gitano questa canzone. Bacione. Alias Schema Critical. Dobbiamo fare un caro saluto da parte nostra a tutti i detenuti, ok, non escludendo nessuno, in particolar modo per un ragazzo che si chiama Gabriele, con un nostro grande abbraccio, una presta libertà. Gabriele, un abbraccio. Gli dedichiamo una bella musica e carcerato, una delle più belle canzoni che ho scritto io. Non c'è stata Vola Gardile, sì, però vediamo di prepararla per la prossima volta, mi dispiace. Però accontentiamo senz'altro con questa canzone che è bellissima. E poi salutiamo il locale La Pernice, se non mi sbaglio. La Pernice, la sì, locanda. Il ristorante, la locanda di Pernice. Al proprietario Giuseppe, un forte bacione. Si trova... A Santa Maria Capovetra, La Pernice, dietro il mercato di Santa Maria. Qualche signoria, ma trovi un papà a Maritumba. Bella. Un bacione per voi, naturalmente, un bacio. Benissimo, e tutti gli ammalati, una presta guarigione da parte nostra, giustamente, no? A tutti quanti gli ammalati, a tutti i bambini che soffrono, ai non vedenti, un bacio forte veramente di cuore. Pronto? Pronto, telefonata. Pronto? Buonasera, chi è? Sì. Pronto, sono Giovina da Latina, Rocco. Giovina da Latina. La figlia? La nipote di Armando e Stella. Oui, la figlia sì. Di Giovina, ciao. Tutto bene, zio? Tutto a posto, Giovina, un bacione per te e tutti quanti, a papà, a mamma, a Johnny, mio meno cugino. Meno male. Volevo fare un saluto a mia nonna Cristina da Roma. Sì. A mia cugina Veronica e tutti i miei parenti lì a Roma, la famiglia Spada e un saluto a tutta la mia famiglia Fiumorelli. Io ti faccio gli auguri, so che ti sei fidanzata. O sposata. Sì, sono diventata mamma. Auguri, auguri. Un bacione grazie, forte, tanti auguri. Anche se ancora non ci potevo incontrare con tuo marito, comunque me lo saluti, Sì, ma no, ci mancherebbe. Volevo dedicare a mia figlia la canzone Bella e Bella la figlia mia. È bella la figlia mia, senz'altro. Sì. Ok, Giovina, un bacione a mio zio Armando e mia zia Stella. Ciao Rocco, un saluto a tutti. Ciao anche a voi, un bacio Angelo, Cristian, Manolo. Poi per, voglio mandare un forte bacio per Johnny. Ad Angelo Ferrara, parrucchiere, un forte bacione. Sì, ciao Angelo, un bacione forte per Luciano, un bacione forte forte, Luciano Ferrara. Allora, messaggio, vai. Vai, messaggio. Ciao Rocco, sono Bruno Bevilacqua da Roma, vorrei salutare mio nonno Alfonso Abruzzese, ciao Bruno. Le mie zie Picciarella e Zuccherina e mio cugino Fifun Bevilacqua. Benissimo, ciao Bruno, un bacione. Un bacione forte. Ciao, sono Rosaria da Santa Maria Capovetere, complimenti per la trasmissione, Francesco continua così, sei grazie. Grande. Mi dedico una canzone a piacere e la dedico tutto a mio figlio Gabriele, grazie e buona serata. Ok, ciao, grazie a te. Buonasera, sono Solli, complimenti per la trasmissione, bellissima come sempre. Volevo approfittare per la diretta per fare gli auguri a mio cognato Benedetto, con un abbraccio da suo fratello e i suoi nipotini, e mandare un saluto alla sua amica, alla mia amica Concetta con il marito Enzo. Per le dediche, da mio suocero voglio ascoltare Solitudine, e da Francesco Cambia Idea. Ok, dopo cambiamo anche Facebook per Imma. Un forte bacione anche a Rocco. Ciao, ciao. Sono un bacio per te, i miei nipoti Rocco e Imma e mio figlio Filippo, un bacione forte. Ciao. Un messaggio e una telefonata. Un attimo solo per la telefonata, grazie. Vai con un messaggino, facciamo la diretta. Ciao bellissimi, sono Stefi, venite a Milano. Quella, Stefi da Milano. Prossimamente ci saremo. Ciao, noi già siamo il 13 maggio a Modena, ma proviamo a Mantova. Modena, un forte bacione. Saremo a Modena con Francesca che ci ha chiamato proprio ieri. Un bacio Francesca, che poi dedicheremo anche a moglie Maria per il suo un compianto loro parente che era un mio grande fan, Chapin, giusto? Ok, c'è ancora diretta? Pronto? Sì, pronto. Pronto, vorrei parlare con Rocco Gitano. Sì, sto qua. Chi sei? Sono Esterina, la mamma di Armando della Baia Verde. Esterina da Baia Verde, la mamma di Armando. Sì, la mamma Armando di Concetta. Buonasera. Rocco. A mio nipote Armando, un bacio. Vorrei fare tanti auguri a mio figlio per il giorno 21 novembre che compie 33 anni. Armando. Sì.
Sì. Aspito, fa 33 anni Armando. Sì, sì. Ah, mi sei. Auguri, auguri, Armando, un bacio. Un bacione forte. Quando è ritta la data? Ma ma fa festa o no? Quando è? 21? Il 21 novembre. Arma, ma organizzare, eh? Amma cantare. Devi dedicare quella canzone, il bene della famiglia. Quale? Per il bene della famiglia. Ah, perché sai che non capivo, perché le ritti in italiana. Il bene della famiglia. E poi okay. Per mia nuora Sara. Ah, ho sentito bacione, sapendo che si hanno chiuso guardi gerati. Sì. Ok, esteria. Perché lei ieri ha compiuto gli anni, che ha compiuto 28 anni. Auguri, auguri, Esterina, a te i due figli. Una tanta felicità a mio figlio e mia nonna. Va bene. Un bacio a Rosa, un bacio per Antonio. Un bacione forte. A Pietro, un bacio a tutti voi. Ancora a Concetta con il marito, a Massimo, un bacione forte forte. Va bene, ci sono tante tante persone veramente che mi vogliono bene, io voglio bene tantissimo, ci sta tutta l'Italia che ci segue veramente, mi fanno i messaggini, e anche se non chiamano, ci stanno tante persone che ci stanno ascoltando. Vorrei ricordare veramente a tutti, ma è un po' difficile. Sì, va bene, allora grazie per queste tante telefonate veramente di cuore. Buonasera, buonasera, sono arrivati anche i nostri ospiti questa sera. Allora, cosa ci sta? Cosa si canta? Sì. La diretta facciamola, vai, vai. Pronto? 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 Sì. Rocco Girani? Sì, sono io, chi è? Chi sei? Sei in diretta? È caduta, mi dispiace tantissimo. Salutiamo ancora allora a Stefi da Milano, che ha chiamato poco fa. Un bacione forte. Quando saremo a Modena... ci vieni a trovare, ti facciamo sapere la data, il 13 maggio, il ristorante, voglio dire, dove veniamo. Ok, ciao. Ok, un bacione forte. Quindi andiamo a cantare? Cosa ci sta? Ah. Per Emilio e Francesco, ha chiamato poco fa, per suo figlio, e anche per Gabriele da parte nostra, tutti i detenuti, una presta libertà. Per gli amici miei di Benevento, Pio, Peppe, a Gianni Piscopo, per Arturo... per Cosimo e Michele da Frignano. Ciao Michele, un bacio per te, Michele Greco, tutta la famiglia. Un bacione forte. Una grande canzone, storia vera, l'amico mio Paglialone da Frignano, scritta e musicata da lui e me, fatto la musica straordinaria questa canzone. Arrangiamenti Alessandro Sgambati, è bello questa canzone. Musica incarcerata, vai. Ma soffra una moglie, un creatore senza.
già fatto. Ok. Grande canzone, bellissima. Bellissimo. Musiche carcerate. Per tutti i detenuti, una presta libertà a tutti quanti da parte nostra. Un bacio. C'è diretta? No. Messaggi? Ah, un attimo, sta. Ok. E quindi la canzone è anche dedicata particolarmente per Gabriele, che sta in ascolto. Un bacio. Ciao Gabriele, una presta libertà. Un bacione al mio zio Gabriele. Messaggio. Ciao Rocco, sono Filippo da Frignano, saluto tutta la famiglia Greco e la famiglia Buccino, vorrei ascoltare il brano Geluse Te e da Francesco Geluse Rosi una canzone a piacere. Certo, ok, ok. Ok. Buonasera Rocco e Francesco, saluto tutta la famiglia Buccino e tutti i miei cugini, in particolare a mio fratellone Schema Critica, auguri di buon compleanno, ciao. Ok. Pronto, buonasera. Qualche diretta, fermiamo una canzone di Francesco e poi ci sono gli ospiti. Pronto? Pronto? Buonasera Rocco. Buonasera. Sono pescatore, tuo cugino Rocco, da Roma. Uela, pescatore, un applauso. Grazie Rocco, grazie Rocco. Tutto grazie a posto, cugino. Sì, tutto bene, grazie. Tutto bene, cugino, un bacio. Sì, tutto bene Rocco, tutto bene Rocco. Te tutto bene Rocco, i tuoi figli come stanno? Tutto bene, stanno tutti bene. Mangiano, tutto stanno bene. Pure. A cana, carabuta. Crescono i coccodrilli, no, vanno a mangiare i coccodrilli, no. Senti Rocco, mandami un saluto a tutti i detenuti. Certo, l'abbiamo fatto poco fa con questa canzone, senz'altro, un abbraccio. Avresti libertà. A mio figlio Domenico, a mio cognato Nino. Sì, un bacio. Un grande, ringrazio, ciao Rocco. Ciao. Un abbraccio a te e tutta la famiglia, zia Cristina, un bacio. Ok, allora andiamo con... Fermiamo un po' il telefono e i messaggi, gentilmente, perché abbiamo gli ospiti dopo. Già sono innamorato. Dopo questa canzone. Ah, autori. Da capo il titolo. Già sono innamorato. Già sono innamorato. Arrangiamenti Filippo Gitano, le chitarre Elmo. Autore. A breve c'è passato. Autore. Il grande Rocco Gitano. Uela! Sono io l'autore di questa canzone. E poi mi piace assai pure a me. Vai! Me l'autodedico. Sei sincera e
Quella! Ma chi l'ha scritta questa canzone? Bellissima, bella, sono già bella. Innamorato sì. Dal tuo disco nuovo che stai già iniziando a far sentire un po', okay, come anteprima qui su Italia Mia, vabbè, potevamo fare a meno di farle sentire un pochettino qualcuno, sì, perché sì, giustamente per l'uscita del tuo CD che poi presenteremo qui in studio con tanti ospiti, con una bella presentazione del tuo lavoro discografico, sicuramente qui in diretta, se ce la facciamo. Anche con il mio, altrimenti facciamo prima il tuo come presentazione e poi facciamo il mio. Va bene? Sì, 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 sì. Allora, sarà una grande presentazione il tuo disco nuovo perché lo merita, perché è bellissimo veramente. E complimenti ancora. Lo so, lo so. Complimenti a Filippo che ha lavorato tanto, tanto. Per sì, veramente bellissimo, bellissimo. Si può ascoltare. Un bacione. Allora, abbiamo gli ospiti. Noi chiamiamo tutti e due in diretta con noi. Veramente un piacere averli con me perché sono due artisti che fanno parte... Nel senso, fanno parte che ultimamente hanno fatto un loro lavoro discografico e stanno in preparazioni dalla Gitano Record, da mio figlio Filippo Gitano, da Rocco Gitano, quindi da me, e mi fa veramente tanto piacere e onore di averli con noi questa sera qui, che presenteranno una canzone, qualche canzone loro del loro lavoro discografico. Ok, Nino Nori e Paola Ferri. Noi ci alziamo e mettete qui. Accendi. Buonasera. Ciao. Ciao. Tutto bene ragazzi? Noi microfoniamo voi che mi Buonasera a tutti, è un piacere Rocco che ci ha invitato qua stasera in questo bellissimo studio, che devo dire è la prima volta che io entro in questo bellissimo studio, sì, e sono rimasto proprio per questo perché è una cosa spettacolare. Un buonasera agli operatori, ai cameraman. Buonasera a tutti. Benissimo. Io invece ho già avuto il piacere, Rocco, di stare qua in Italia Mia. Bene. Ed è bellissimo. Un saluto a tutti quanti in regia, un saluto a tutte le persone che ci stanno guardando da casa. Buonasera a tutti. Buonasera Francesco, sei veramente bravo. Buonasera, buonasera. Grazie. Abbiamo ascoltato questo brano scritto, che poi è scritto da Rocco, quindi è veramente è vero. Top. Tutto il lavoro, devo dire, veramente bellissime canzoni. Un bel disco, bello, veramente, che poi presenteremo qui in diretta con ospiti sicuramente. Ok ragazzi, siamo stati da voi già nella vostra trasmissione e siamo con stati un grande onore, onorati. Ci ha battezzato quella trasmissione. Sì, sì. Benissimo ragazzi, stasera sicuramente presenterete una canzone del disco. Sicuramente, vostro, sicuramente. Sì. Quindi... dei nostri lavori che stiamo facendo alla Gitano Record. Che saluto Filippo, spero che ci sta bene. Ciao Filippo. L'ho chiamato da poco, sta ancora al lavoro. Sì. Sta ciao, lavorando Filippo per noi. E stavo ascoltando la nuova che... stava preparando Filippo, veramente, mamma mia, abbiamo fatto le chitarre, le cose bellissime, vero? Sta uscendo comunque una scritta una favola, da veramente, grande maestro Rocco Gitano. Bellissima veramente. Bellissima, devo dire, canzone. Avrà una sorpresa quando ascolterai Paola, veramente bellissima. Bene, mi fa piacere. La nuova, mamma mia. Ok. Allora, ragazzi, diamo la precedenza naturalmente. Sì, grazie. Donne, dai. Facciamo i cavalieri, giustamente la nostra Paola, e facciamo cantare prima a lei. Paola, cosa ci canti? Allora, la canzone che vi faccio ascoltare è la canzone si intitola Sintom, musicata, arrangiata dal maestro Filippo Gitano, e scritta da Ciro Carratù. Veramente devo dire, è bellissima questa canzone. L'ascoltiamo veramente con piacere. La voce della collaborazione di chi in questa canzone? Certo, con la collaborazione di Rocco Gitano. Il parlato è il grande maestro Rocco Gitano. Quella, mamma mia, grande. Ascoltatela. Grande. Vai, bellissima canzone. Vicino a me, solo un'ora e dinda niente tu volavi via, perché ti aspettava prima me pazziti, e volesse che non soffra tale quale a me, e campare e sta felice vada senza me, dalla tutto bene che è venuto a me, non fa niente che sto male pensa a te. Yeah.
vincere, vada fa torna con quelle no con me. Ora tengo che ci l'usa e pazze me, ma non provo stesso bene come voglio a te. Caccia la mara sta storia senta a me, non è giusto che soffri ma giovane. Sentimi, ma chi sto bene che ti voglia, tu ti ascolti di me. Tu non puoi vivere a speranza, sempre muovere. Se stai lontano, forse è meglio e sai perché. Se avremo con pena, come dici tu, tu non lasciassi tu correre in tano deserto, a tu non si conosce la via che porta a casa. Io ero solo l'ora, ma perché l'ora fammi vivere con te, fammi vivere con te. Quella, mamma mia. Che bella voce bello. La tua, però, dai. Locco, bellissima. Complimenti, Paola, veramente. Grazie, per grazie l'interpretazione mille. Di questa canzone l'hai cantata benissimo, veramente. La grazie. Canzone è bellissima anche. Salutiamo l'autore, vai. Sì, dai, Ciro. Ciro Carratù, dai, Ciro. Ciro Carratù, sì. Un bacio. Bacione, complimenti, bellissimo, veramente. Bella, bellissima. Bella. Allora, grazie. Facciamo una cosa, qualche telefonata, poi lo facciamo insieme, vai. Siamo un po' insieme, così. Ok, se va ci bene. Sta qualche messaggio, una telefonata, la vogliamo fare? Oppure cantiamo, facciamo così, perché giustamente io ho fatto togliere i telefoni per fare... Certo, per dare spazio. Poi ecco perché non ci sono, giustamente. Okay. L'ho detto io stesso per dare spazio a voi che siete gli ospiti. Un saluto a Rocco, volevo fare sì, un saluto a mio... Sì, prego. Un saluto a mio fratello, a Rosy e ai ragazzi. Un saluto anche ai miei figli, Antonio e Benedetto. Benedetto. Ciao Franco. Quindi abbiamo due figli Benedetto pure quell'anno. Sì, lo so. Mi associo a questi saluti, un bacio alla grazie. Tua famiglia. Allora, eccola qua, facciamo la diretta insieme e poi cantiamo la canzone con Nino. Buonasera. Un bacione forte, pronto, buonasera. Sto guardando questa bellissima trasmissione. Voilà, grazie, chi è? Con il signor Rocco, con il mio ragazzo Francesco, come si chiama? Francesco Rosy, Paola sì. Ferri no, e Nino. Che? Sì, ho detto. Come si chiama? Il ragazzino Francesco Rosy, Nino Nori e Paola Ferri. E faccio complimenti a tutti e quattro della bellissima missione. Ah, è Rocco Gita. Grazie. Ok, va bene. A Rocco, a Francesco e a Scottiferme, i due ospiti che ha cantato bellissimo in quella zona. Grazie. Faccio complimenti ai italiani e dei belli cantanti che stanno stasera. Io mi chiamo Giuliana. Ciao Giuliana. Da dove chiamate, signora Giuliana? Sono per Francesco. Sì. Stasera diamo un po' di spazio più agli ospiti. Come no, infatti. Facciamo complimenti più a loro che li vedono. Va bene, poi signora. Ascoltiamo ancora altre settimane. Ok, signora Giuliana, un bacione, grazie. Un bacione forte. Un bacione. Grazie, buonasera, un bacione. Messaggio. Ok, salutiamo la signora Giulia. Messaggio. Qualche messaggio, lo facciamo, vai. Buonasera Rocco, buonasera a tutti e quattro. Mi fai ascoltare Insostituibile per il mio amore Enzo? Benissimo, e come si chiama? No, non c'è il nome. Non dice il nome, per il suo amore Enzo, Insostituibile, va bene? Ok. Ciao Rocco, sono Anna da Frignano, la moglie di tuo cugino Filippo. Rocco, voglio fare tantissimi auguri a mio padre Gennaro e ai miei fratelli Rocco e Guido da Cancello Arnone. E un ciao, saluto Anna. A tutta la mia famiglia, bevi l'acqua. Ciao Rocco. Ciao Anna, Filippo, un bacione. Un bacione forte. Ci associamo, Ci associamo sicuramente. Va benissimo.
una diretta e poi cantiamo, vai. Vai, pronto? Pronto, sono Franco Ferri. Franco Ferri da dove? Il fratello di Paola. Ah, mio fratello, quella. Ciao Franco. Buonasera, ciao, Franco. Buonasera. Buonasera, buonasera. Tutto a posto, Franco? Tutto a posto, Rocco. Sei un grande. Grazie, grazie, gentilissimo. Siete bravissimi. Ah, bene, mio ammiratore, grazie. Rocco, io volevo ascoltare la tua canzone Zingaro, quella là Zingaro, è possibile? Ma come no, Franco, dopo la facciamo. Vediamo e per poi la mia sorella Paola voleva ascoltare, se è possibile, la canzone di papà, che era in tema oggi delle cose. Non lo so se ce la facciamo col tempo, Franco, poi vediamo. Vabbè, allora accontentatevi voi, Rocco, il singolo, è una vita da una sede, sta canzone. Ok, Franco, dopo vediamo di farla, ok. Va adesso, bene, un saluto da parte mia di Rosa. Ciao, Franco, un bacio. Bacione. Forte, forte, Franco. Ciao, Rosa. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao, un bacione. Un bacione. Ok, stop, perché sennò il tempo non ce la facciamo con le altre richieste nostre, quindi sennò cantiamo, sì. Adesso cantiamo la canzone. Nostra. Dici tu, dici tutto tu. Allora, la canzone che è cantata da me, Rocco, scritta da Rocco Gitano, musicata da Filippo Gitano, arrangiamento con Benedetto e Elmo, che vado a salutare. Una canzone scritta e nata per puro caso, cioè con una piccola chicca, dissi: Rocco, perché non facciamo un duetto? Rocco si mise a disposizione e dopo una settimana... Sì. È nata questa canzone che andremo a dedicare sicuramente a tutti i detenuti, e la canzone si porta per titolo Si tornata. Devo bellissima. Dire che tu con un solo video, con il telefonino, con un solo video fatto dal telefonino, 5200, cioè con una cosa con il telefonino così di un minuto, veramente incredibile. Quindi sicuramente a breve, per il 2017, ci sarà il nostro video proprio su questa canzone. Bello, bellissimo, perché sta andando veramente già alla grande, alla dai, grande, Nino, sicuramente. Vero. L'ascoltiamo. Si tornate Nino Nori e Rocco Gitano. Vai. Io sto qua. Si è asciuta fra tu mi, finalmente tu stai qua. Pur abbraccio di creature stanno tutte a t'aspettare. C'è sta pure mamma mia, ma che mi ha perdonato. E mo giura innanzi a Dio, dai me chiù la giassa. Frato mio, come sei di bella, vieni a capo a te guardare. Sti parola che mi hai detto, tu mi fatti emozionare. O destino manca. Tutto quello che da sera va a parla non ti preoccupare. Non mi abbandonata mai, non stavo mai a sentire. Oh, perdona, perdona, ma te prego, a mai ci voglio sbagliare. Frato mio, come sei che bella, viene a capo a te guardare. Sti parole da me diritto, tu mi fatti emozionare. Sono sti parole, ma me la so.
bravi. È bella questa canzone. Grazie, grazie, grazie. Mi fai bella, emozionare bella, sempre. No, è bellissimo, questo è un bellissimo brano, veramente. Bella. Ah, questo Franco, è il nostro piacere, che la, anche che la musica Vincenzo piace moltissimo, l'ha detto l'altra volta. Sì, sì, rimasto, è molto bella. Grazie compare, bellissimo questa canzone. Ma veramente. Comunque anche la musica è molto bella, Complimenti Nino, meno che sta complimenti a te che l'hai scritta. Grazie, grazie gentilissimo. Si è tornata, bellissima veramente. Ok, siamo sempre in diretta, Rocco Gitano, Francesco Rosi, Paola Ferri e Nino Nori. Ok? Allora, noi naturalmente vorremmo che voi stesse un po' un altro pochettino con noi. Certo, okay? Sì. Mi fa piacere, sì, che cantiamo una canzone anche noi. Come? Ci fa piacere che state un altro po'. Bene. E poi canterete la canzone, l'altra bomba. Un'altra chicca della Gitano Regola. Cantate voi a coppia, che è bellissima, sì, veramente, che da ascoltare. Ok? E noi vi ascoltiamo, benissimo, Rocco. Allora, andiamo con una canzone che canta Francesco, giusto? Cosa ci abbiamo? Uè filumè. Ah, uè là. Sì, 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 sì. Sempre dal disco nuovo. Sì, il disco nuovo che uscirà a breve. Sì, dedicata per tutta per zia Mena, vai. Ok, vai. Yeah.
Buona. Francesco, sei proprio bravo, bravo, complimenti. Bravo. Grazie, grazie. Bellissima. Per Antonio Montedoro da San Severo Foggia. E per il signor Emilio da Santa Maria Capovete, la canzone che hanno richiesto, O Vesuvio, per tutti voi. Vai. E là, allora è dedicata pure a me. A Stuggi da